Chiara Ferragni ha partorito, è nato Leone Lucia, il figlio di Fedez, e ora ci sposiamo. Doveva arrivare il 9 aprile. Ha voluto anticipare i tempi. Per la gioia di mamma e papà. Incontenibile, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori. La fashion blogger ha dato alla luce Leone Lucia a Los Angeles. Il bimbo era atteso per il 9 aprile, ma per alcune complicazioni durante la gravidanza, Baby Raviolo, come lo chiamano da sempre mamma e papà, è nato in anticipo. Il parto è avvenuto nella clinica al Cedar Sinai di Los Angeles, la stessa, giusto per dire, dove ha partorito anche Beyoncé, stessa clinica di Beyoncé. Su Instagram la coppia risponde alle curiosità dei fan. Dalla data del parto prevista appunto per il 9 alla clinica in cui avverrà, Cedar Sinai di Los Angeles, dove ha partorito anche Beyoncé. Il rapper rivela anche il dietro le quinte della scelta del nome del piccolo, rivelato in esclusiva proprio dal settimanale Oggi. A Chiara piaceva, il Re Leone è il suo cartone preferito, ma a me no. Poi il giorno del mio compleanno insieme a Mica Emanuele Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone. Dieta e riposo. Chiara è ancora a riposo, ha dovuto saltare anche la degli Oscar per la quale aveva già pronto l'abito da tavola, perché in uno degli ultimi controlli era emerso che il liquido amniotico era più basso del previsto. Ma ora va tutto bene, anche grazie alla nuova dieta, Fedez la sta seguendo. Io sto mangiando molto nelle ultime settimane per prendere qualche chilo in più e far crescere anche Leo. A Milano in hotel subito dopo il parto, dicono i futuri genitori, torneremo in Italia e alloggeremo per circa un mese in un hotel, in attesa che la loro nuova casa a Milano sia pronta. Non solo, il cantante e la fashion blogger sono già pronti anche al sì, il matrimonio sarà entro l'estate, non possiamo dire dove.